posto di un esempio più frequentato rispetto a quello che dicevi prima. Io sono venuto qui 34 volte, però voglio dire, io non mi meraviglio, perché questa la sento anche un po' casa mia, oltre ad essere casa vostra, e non perché sono il sindaco, ma perché dal primo giorno sono sempre venuto, mi avete accolto sempre con tanto affetto e tanto favore, per cui io mi sento a casa mia e vengo sempre con grande piacere. Come sempre nella vita, quando uno le cose le fa con piacere, cerca di fare il più spesso possibile. Quindi continuerò a venire a prescindere da tutto, perché sono sempre felice. Sul fatto che siete stretti, lavoreremo per farvi allargare. Grazie. La promessa le faccio poche, perché sono abituato a mantenerle. Quindi capiamo soltanto se ci sono problemi dal punto di vista edilizio urbanistico. Io ve lo dico già, se non ci sono problemi dal punto di vista edilizio urbanistico, io i 15.000 euro che servono per montare, considerate cosa fatta. Mi prendo al bilancio del 2020. Che sia una cosa fattibile dal punto di vista urbanistico. Se è tutto fattibile e ci abbiamo lo spazio, nessuno mi dice niente, cioè se il problema è economico, considerato risolto. Perché voglio dire, abbiamo investito in questa, come ha detto giustamente Antonino, abbiamo investito in 3 anni quasi 100.000 euro, quindi figuriamoci se mi devo tirare indietro per 15.000 euro. Quindi questo è anche perché diventa veramente necessario. Per il resto, ripeto, io vi auguro un buon Natale, lo auguro a tutte le vostre famiglie, estendendo veramente a tutti quanti, e spero vivamente che per tutti sia un sereno Natale. Grazie.